Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un aggiornamento di calciomercato per quanto riguarda il Pisa Sporting Club, quindi la nostra società. Ma prima di andare avanti, mi raccomando, pollice su, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, condividete il video sui social. Bene ragazzi, detto questo, Pisa praticamente colpo Maruta, quindi con il Galatasaray il Pisa ha raggiunto l'accordo, quindi sono state praticamente bruciate al photo finish il Palermo, la Sampdoria, il Bari, e poi c'erano anche le sirene arabe sul giocatore, ma la voglia del giocatore, quindi di Maruta, di tornare a Pisa e buoni rapporti con il Galatasaray hanno fatto in modo di accaparrarci il giocatore con obbligo, io penso che ci sia un obbligo di riscatto. Però quello che sono contento, perché alla fine il centrocampo si va delineando. E poi colpo Valotti, sembra che siamo in dirittura di arrivo per il calciatore dal Monza, e quindi sarebbe un altro, era già un po' che ci stavano dietro. Valotti era insomma un po' incerto, ma sembra che alla fine si siano smussati gli angoli, quindi io direi un centrocampo che ora comincia veramente a prendere la forma, una forma veramente forte. Io a questo punto posso dire che il nostro centrocampo con questi innesti quest'anno mi sa che sia veramente un qualcosa veramente, ripeto, di bello. Sono contento veramente, perché va bene così, è un centrocampo che comincia, ripeto, a prendere la forma, a prendere la piega con questi giocatori. Sono veramente contento, ripeto. Poi come ho detto nel video che ho fatto con la partita che Pisa ha giocato con il Frosinone, ma al di là del risultato, che io ripeto, torno a ripetere, secondo me è stato un risultato, diciamo, fortunoso per il Frosinone. Pisa comunque ha tenuto bene botta, insomma, al di là delle svirgolate di Hermansson, ma insomma per il resto Arena mi è piaciuto, poi insomma mi è piaciuto da Alessandro, in particolar modo mi è piaciuto da Alessandro, eccetera eccetera, ma cose già dette. Quindi questi nuovi innesti stanno dando i suoi frutti. Io credo che a questo punto, anche per il discorso centrocampo, il cerchio si possa dire chiuso. Io credo che la società stia lavorando all'acremente per darci un centravanti a doppia cifra. Io penso, spero insomma, che si chiudano le trattative per un centravanti veramente forte. Bene, io ho fatto questo video giusto per insomma, ecco, per mettere a conoscenza che Maruttan, ormai siamo ai dettagli, e Valotti sembra cosa fatta. Ora piano piano, là col tempo, andremo a vedere insomma i vari dettagli e le varie contratti, le varie cose che la società andrà a chiudere, no, con i giocatori. Ma io penso che con Maruttan non ci siano problemi. Il discorso è con Valotti dovranno trovare, insomma, dovranno smussare gli angoli. Bene, detto questo, io per questo video così flash era giusto per mettere a conoscenza di questi due colpi. Io sono non contento di più. Bene, mi raccomando, commentate sotto al video, ovvio, commentate, perché i vostri commenti sono preziosi e sono importanti. Va bene, io la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Bene ragazzi, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.